All right. You can sit. Bene, potete prendere posto. Very good. Molto bene. You guys are easy to speak to. È facile parlare a voi. Well, grab a notepad, grab a pen. Prendete un blocchetto degli appunti, prendete una penna or your phone, o il vostro telefono. And we'll get going. E cominciamo. We got a Bible, 3 John. Abbiamo il verso di Giovanni 3, terza Giovanni. Verse 2 says this. Verso 2 dice: Beloved, I pray that you may prosper in all things. Amati, io prego che voi potete prosperare in ogni cosa. And be in health. Ed essere in salute. Just as your soul prospers. Così come prospera l'anima vostra. Just as your soul prospers. Come la vostra anima prospera. I love this advice from John. Amo questo consiglio da Giovanni. He's at the end of his life. È verso la fine dei suoi giorni. He's been through a lot of things. È andato attraverso molte cose. Experienced a lot of stuff. Ha avuto esperienze con molte cose che gli sono andate addosso. And these are some of his final words. E queste sono quasi le sue ultime, alcune delle sue ultime parole. And he's praying that these people would prosper. E lui prega che queste persone possano prosperare, that they'd be healthy, che siano in salute, even as their soul is healthy. Così come la loro anima è in salute. And I want to talk to you for a little bit about health today. E voglio parlarvi della salute, d'essere salutari. And I particularly want to talk to you about healthy teams. E voglio parlarvi di team salutari. So you're all hopefully in a team. Perciò spero che ognuno di voi qui fa parte di un team, or leading a team, o è un leader di un team. I'm actually in lots of different teams. Io sono in tantissimi team differenti. I have a team that I lead. Ho un team dove io sono il leader. I have teams that I'm part of. Ci sono dei team dove io faccio parte. And I love teams. Io amo i team, le squadre. With teams we can do so much more than we could do by ourselves. Con i team noi possiamo fare di più di quello che noi possiamo fare da soli. But teams need to be healthy. Ma i team devono essere salutari. Brian Houston many years ago said healthy things grow. Brian Houston ha detto qualche anno fa che le cose salutari crescono. That's so true. Questa è una verità. If something is healthy, it will just grow. Se qualcosa è in salute crescerà. If you've got a child and you keep it healthy, se tu hai un figlio e lo tieni in salute, it'll grow. Crescerà. If you've got a plant and it's healthy, se avete una pianta ed è in salute, it'll grow. Crescerà. You don't have to look at it and will it to grow. Tu non devi guardarla e farla crescere. I've never looked at any of my kids and gone grow, grow, grow. Non ho mai guardato i miei figli e ho detto cresci, cresci, cresci. No, as long as they're fed well. Se io li nutro bene, you know, a good environment for them to live in, gli do un buon ambiente in cui vivere, they grow and they prosper. Loro crescono e prosperano. And I want to say healthy churches have healthy teams. Perciò voglio dirvi che chiese in salute hanno team che sono in salute. I actually love what Pastor Sam Monk says. Amo quello che il pastore Sam dice. He says if you really want to look at the strength of a church, se tu vuoi veramente guardare alla forza di una chiesa, don't look at what happens on a Sunday. Non guardare quello che succede la domenica. But look what happens Monday to Saturday. Ma guarda quello che succede dal lunedì al sabato. That's a different way of looking at it. È un modo completamente differente di guardare la cosa. Often we just look at the Sunday thing. Alcune volte guardiamo solo alla domenica. And if it's going well, we're happy. E se va bene, siamo felici. If it's not going as well, we're a little less happy. E se non va bene, siamo meno felici. But he actually says, actually, Sunday is an overflow of what happens from Monday to Saturday. Ma Sam dice che la domenica è semplicemente un fluire da ciò che viene fuori dal lunedì al sabato. In fact, him and I were speaking recently. Infatti stavamo parlando insieme un po' di tempo fa. And he said, to tell you the truth, I'm less interested in my Sunday attendance. E mi ha detto, sono meno interessato di quante persone ci sono la domenica. Than I am about what has been happening in the week. Di quanto mi interessa in realtà quello che sta succedendo durante la settimana. And I kind of feel like our teams and our groups are really the soul of the church. E sento come se i nostri team, le nostre squadre sono l'anima della nostra chiesa.
And when they are healthy, we will actually see the church grow. E che quando loro sono in salute, noi possiamo vedere la chiesa crescere. I've been leading church long enough to know if I overly focus on growth, I'm going to get frustrated. Sono stato leader di una chiesa per abbastanza tempo per capire che se mi focalizzo troppo sulla crescita, divento frustrato. But if I focus on health, then actually things grow naturally. Ma se mi focalizzo sulla salute, le cose crescono naturalmente. I've also discovered that when things are left to their own devices, they will always default to dysfunction. Ho notato che se lascio le cose come sono, loro torneranno sempre a una funzione di ripristino. Have you noticed that? L'avete notato? Things don't need any help to get worse. Le cose non hanno bisogno per andare peggio. Things need a lot of help to stay healthy. Ma le cose hanno bisogno di aiuto per rimanere in salute. Actually, where I live, I live in London on a large piece of land. Io vivo a Londra e ho un giardino molto grande. And there are two houses on this piece of land. E in questo terreno dove mi trovo ci sono due case. They were built by one family about 50 years ago. Che erano state costruite da una famiglia 50 anni fa. The house we live in is a well-kept house. La casa dove noi viviamo è una casa tenuta molto bene. But the other house is completely derelict. Ma l'altra casa è in rovina. And it's amazing. Ed è fantastico. Built at the same time, costruite nello stesso momento. One is healthy, una è in salute. One is completely dysfunctional. L'altra è completamente disfunzionale. And what happened was about 30 years ago the grandfather died. E quello che è successo 30 anni fa, il nonno è morto. The son couldn't get over the grandfather's death. Il figlio non riusciva a passare la morte del padre. So he just left the house. Perciò se n'è andato di casa. And for 30 years no one has touched that house. E per 30 anni nessuno ha toccato quella casa. If you look through the window, you can literally see where somebody was sat with a cup of tea. Se tu vedi attraverso la finestra, puoi vedere chiaramente che lì si sedeva qualcuno con la tazza per bere. But it's amazing to me with no help at all. Ma è fantastico vedere che senza nessun aiuto, the roof has now fallen in. Il tetto sta collassando. The windows are nearly all gone. Le finestre se ne sono quasi andate tutte. It's a derelict house. È un relitto. Nobody had to do anything to it to get it there. Nessuno ha dovuto fare niente per farla arrivare a quello stato. And that is the same with our teams. E questa è la stessa cosa con i nostri team. Our teams take a lot of work. I nostri team richiedono molto lavoro da parte nostra. They need a lot of work. C'è bisogno di molto lavoro. They are not going to be fantastic all by themselves. Non diventeranno fantastici da loro stessi. They need a lot of energy. Hanno bisogno di energie. But if you get a healthy team, ma se tu hai un team in salute, and we get a group of healthy teams, e abbiamo un gruppo di team in salute, we will see this church flourish. Noi vedremo questa chiesa fiorire. So I want to talk to you about healthy teams. Perciò voglio parlarvi di team in salute. And I'll give you a couple of thoughts now and maybe a few after lunch. Vi darò qualche pensiero adesso e forse qualcosa dopo il pranzo. But I would love you to have some questions. Ma amo se voi avete qualche domanda poi. But here's the first thing I wanted to talk about. Questa è la prima cosa di cui voglio parlare. Healthy teams are teams that are led well. Team in salute sono team che sono condotti bene. If you want your team to flourish, se tu hai un team che fiorisce, it needs to be led. C'è bisogno che qualcuno lo conduce. Now you might say that's obvious. E tu potresti dire questa è una cosa ovvia. But in my experience, it's not always obvious. Ma nella mia esperienza non è sempre una cosa ovvia. Because I have teams in my church. Perché io ho team nella mia chiesa. That have existed for a while, che sono esistiti per un tempo, but have not been led well, ma non sono stati condotti nel modo giusto, that have actually become dysfunctional, che sono diventati disfunzionali. And when a team becomes dysfunctional, that's a lot of work for the pastor to clear it up. E quando un team diventa disfunzionale, c'è molto lavoro da pulizia da fare per il pastore. I've also discovered this. Ho scoperto anche questo. You take a team that is healthy, prendi un team in salute, that has been well led,
che è stato condotto nel modo giusto. You remove the leader. Rimuovi il leader. It will function for a while. Funzionerà per un certo tempo. It may look good on the surface for a while. Forse ha anche delle sembianze che sta andando tutto bene per un tempo. But give it 2-3 months. Ma dopo 2 o 3 mesi. And things will start to spiral down. Vedrai che la spirale andrà verso il basso. Why? Things default to dysfunction. Perché le cose tornano alla funzione di disfunzione. And we need teams to be led extremely well. E dobbiamo avere dei team che sono condotti nel modo giusto. I think Jesus led an amazing team. Io penso che Gesù era il leader di un team fantastico. He had his team of 12 disciples. Aveva i suoi 12 discepoli. He had some other women that traveled with him. C'era qualche altra donna che viaggiava con loro. That was a great team. Quello era un team fantastico. That team achieved a whole lot of amazing stuff. Quel team ha conquistato molte cose. But that team was led, it was not just managed. Ma quel team era condotto, non era soltanto gestito. And what I see sometimes in churches is managed teams rather than leadership-led teams. Quello che vedo nelle chiese è che alcune volte abbiamo dei team che sono gestiti e non condotti. There is a difference between leading a team and managing a team. C'è differenza nel condurre un team e nel gestire un team. A team that has been led well will have vision. Un team che è condotto nel modo giusto avrà visione. They'll know why they're doing what they do. Sanno il perché fanno quello che fanno. They'll know what the win is. Conoscono qual è la vittoria. They'll review their performance regularly. Vanno a vedere come è andata la loro performance regolarmente. They'll have a clearly defined culture. Avranno una cultura chiara e definita. They'll be able to have difficult conversations. Saranno capaci di affrontare conversazioni difficili. You'll know a team when it's led well. Tu conosci un team quando è condotto bene. But a team that is not led but managed looks very different. Ma un team che è soltanto gestito ha tutta un'altra sembianza. In a team that is just managed, it'll function. Un team che è soltanto gestito funzionerà. People will be rostered to do the job. Funzionerà così, le persone sono inserite nel servizio. The task may be accomplished. Quello che devono fare forse sarà fatto. But it's not an exciting place to live. Ma non è un posto bello in cui stare che ti entusiasma. In our church, some of our teams are really well led. Nella nostra chiesa qualche team è veramente condotto nel modo giusto. And some of our teams need work. E qualche altro team ha bisogno di lavoro. They're not all perfect. Non ci sono tutti i team perfetti. They're not all leading the way I would like them to be led. Non stanno tutti facendo il lavoro che io vorrei che facessero. But I am determined. Ma sono determinato that every team che ogni team will be more than just managed, sarà più che soltanto gestito, but they will be well led. Ma sarà ben condotto. Amen. Amen. We have a team called the venue team. Abbiamo un team che lo chiamiamo il team dell'edificio, il servizio d'ordine. The venue team parks the cars on a Sunday. Il servizio d'ordine parcheggia le macchine. The venue team takes care of people's safety. Il servizio d'ordine si prende cura che le persone siano che non gli succeda niente. They make sure that no strangers wander into kids church. Si fanno in modo che nessuno che una persona strana entra in chiesa. They are the first people that people meet when they come to church. Sono le prime persone che chi viene in chiesa incontra quando arrivano in chiesa. Now a number of years ago it was not a well-led team. Qualche anno fa non era un team veramente condotto bene. It was a managed team. Perché era gestito. There were no team meetings. Non c'erano team meeting. There was no vision. Non c'era visione. There was no culture. Non c'era cultura. It was just we park cars. Era soltanto noi parcheggiamo le macchine. And in fact, sometimes they used to get really upset with people that didn't park their cars well. E alcune volte addirittura si arrabbiavano con le persone perché non parcheggiavano nel modo giusto. To my complete embarrassment and shame. E io ero completamente imbarazzato e mi vergognavo di questa cosa. On one Sunday we had a mom with 2 kids come to church. Una domenica avevo una mamma con 2 figli che arrivavano in chiesa. Because she didn't park the car exactly where they wanted her to park it. E perché lei non ha parcheggiato la macchina nel modo in cui loro volevano. They got so upset with her. Si sono così arrabbiati verso di lei. That she got back in her car and she left.
che lei se n'è tornata in macchina e se n'è andata. That is the worst. Questa è la cosa peggiore. Doesn't get any worse than that. Peggio di questo non c'è niente. When the people who are meant to be greeting, quando le persone che dovrebbero darti il benvenuto are driving people away, che dovrebbero dare il benvenuto invece le spingono via. So we had to have some conversations. Perciò abbiamo avuto qualche conversazione. Now fast forward a couple of years. Ora, qualche anno dopo, that team is transformed. Qualche anno dopo questo team lo troviamo che è trasformato. That team has a big smile on their face. Il team ha un grosso sorriso sulla faccia. They love to greet people. Amano dare il benvenuto alle persone. They still like parking cars well. Gli piace sempre parcheggiare bene le macchine. But they're less serious about it than they once were. Ma sono meno seri di quello che erano prima. But here's when I knew the culture of the team had changed. Ma so che qualcosa nella cultura è cambiato. We have three services on a Sunday. Abbiamo tre servizi la domenica. And after the first service, I was having a chat to the leader of that team. E dopo il primo servizio ho cominciato a parlare con il leader di quel team. And we're just watching people arrive for the second service. E guardavamo le persone che arrivavano per il secondo service. When a guy in our church arrives for church. Quando un ragazzo della nostra chiesa è arrivato per il service. Now this guy was diagnosed with Parkinson's disease about a year or two ago. Questo ragazzo era stato diagnosticato del Parkinson da due anni prima. And Parkinson's is a degenerative disease. E il Parkinson è una malattia che degenera. So he's gradually getting worse. Perciò gradualmente peggiora. And we're believing for a breakthrough for him. Siamo pregando per una guarigione per lui. But I'm stood next to the leader of this team. E stavo vicino al leader del team. And this man turns up and he's got a walking stick for the first time. E quest'uomo per la prima volta ha un bastone per camminare. And the leader of this team. E il leader di questo team. Who's the same leader, by the way? Che è lo stesso leader che c'era prima. Looks at him. Lo guarda. And this is what he says to me. E questo è quello che mi dice. Every time I see him arrive at our church. Ogni volta che lo vedo arrivare nella nostra chiesa. I pray that today would be the day that something happens in his body. Io prego che oggi sarà il giorno che qualcosa accadrà al suo corpo. And I thought to myself, when the security team are praying for people to get healed when they arrive. E io mi sono detto quando il team della sicurezza prega per qualcuno, per la guarigione di qualcuno quando viene. Something good is about to happen. Qualcosa di buono accadrà. That same guy has that whole team over to his house once a month. Una volta al mese questo team leader ha le persone del team a casa sua. He takes care of them. Si prende cura di loro. He loves them. Li ama. He shares an inspiration with them. Condivide un'ispirazione con loro. They have great fellowship together. Hanno una grande comunione insieme. And that team is always one of our biggest teams. E quel team è sempre uno dei più grandi team che abbiamo. If you're a team leader here today, se sei un team leader qui questa mattina, you must lead your team well. Tu devi condurre il tuo team nel modo giusto. Don't just manage it. Non essere un gestore. Don't just roster people to do a job. Non mettere le persone al servire e basta. Lead it. Conducile. Take care of people. Prenditi cura delle persone. And invest in people. E investi nelle persone. So teams need to be led. Perciò i team devono essere condotti. Here's the second thing about healthy teams. Questa è la seconda cosa riguardo ai team in salute. And this one is so important. E questo è veramente importante. Healthy teams are committed to developing people. Team in salute sono impegnati nel far crescere altre persone. I'm going to say it again. Healthy teams. Lo dirò ancora. Team in salute are committed. Sono impegnati to developing people. Nel crescere persone. Another word for that might be discipling people. Un'altra parola per questo si può dire per discepolare persone. Why? Perché? Because people matter more than the task. Perché le persone sono più importanti del lavoro da fare. If the task is more important than the people, se il lavoro da fare è più importante delle persone, we are not leading well. Noi non stiamo conducendo nel modo giusto.
Now I'm a pastor. Ora io sono un pastore. I need lots of volunteers. Io ho bisogno di molti volontari. I think we need about 90 to 110 volunteers every Sunday just to make church happen. Penso che noi abbiamo bisogno di 90-110 volontari ogni domenica nella nostra chiesa per far sì che la domenica c'è il service. So I understand we need volunteers. Perciò capisco, abbiamo bisogno di volontari. And I understand there's a task to be done. E capisco che c'è un lavoro da fare. There's words on the screen. Ci sono le parole nello schermo. Or children to take care of. O i bambini che bisogna prendersi cura. Or lighting to do. O le luci. But when that becomes more important, ma quando quello diventa più importante than discipling del discepolare and developing e far crescere the people in our teams, far crescere le persone nei nostri team, something has gone wrong. Qualcosa sta andando o è andata sbagliata. But I've seen it many times. Ma l'ho visto molte volte. I've seen it in my own church. L'ho visto nella mia chiesa. Where people are more interested in the task. Dove le persone sono più focalizzate sul lavoro da fare. Than they are the people. Che invece di essere preoccupate alle persone che hanno intorno. The task is just a vehicle to work with people. Il lavoro da fare è soltanto un veicolo in cui portare le persone. That's all it is. È questo quello che è? It's just an opportunity to work with people. È un'opportunità per lavorare con gli altri. In our production team, nel nostro team del production, we have so many young people. Abbiamo così tanti giovani. You go up there at a 5 p.m. service. Tu vai lì al nostro service delle 5 del pomeriggio. It's 14-year-olds. Ci sono 14enni. 15-year-olds. 15enni. 16-year-olds. 16enni. And I love it. E io lo amo. Because our young people need to know they belong. Perché i nostri giovani hanno bisogno di sapere che loro appartengono. Our teenagers need to know they are not an inconvenience. I nostri adolescenti devono capire che non sono inconvenienti in questa chiesa. So I've told my team leaders. Perciò ho detto ai miei team leader. You need to embrace young people. Tu devi abbracciare la generazione emergente. You have to. Tu lo devi fare. Because if you don't, they'll go somewhere else. Perché se tu non lo fai, se ne andranno da qualche altra parte. Young people want to live for a cause. I giovani vogliono vivere per una causa. Young people want to make a difference. I giovani vogliono fare la differenza. And there's no way they're going to turn up in my church. E non c'è in nessun modo possibile verranno nella mia chiesa. And watch the grown-ups do church. E guarderanno le persone più grandi, più anziani fare chiesa. And they just observe. E loro osservano e basta. No way. Questa cosa non succederà mai. So on a Sunday morning we'll sometimes have a 14-year-old guitarist. Perciò la domenica magari avremo un 14enne che suona la chitarra. Or a 15-year-old drummer. O un 15enne che suona la batteria. And sometimes they're not quite as good as some of the other people. E alcune volte non saranno bravi come gli altri. Sometimes the lighting does funny things. Alcune volte le luci fanno cose strane. And I know a young person's doing it. E lo so, c'è qualcuno che è veramente giovane lì dietro. Sometimes the young people do the hosting as people arrive. Alcune volte i nostri giovani fanno l'accoglienza quando le persone arrivano. Sometimes it's a little bit chaotic. Alcune volte c'è caos. I don't care. A me non importa. Because I'm more interested in them than the task. Perché sono più interessato in loro che nel lavoro da fare. I want them. Yeah, amen. Amen. I want them to know we need you. Voglio che loro sappiano che noi abbiamo bisogno di loro. And we want you. E che noi li vogliamo. Write that down. Scrivetelo. Young people need to know they're wanted. I giovani devono conoscere che sono voluti. And they need to know they're needed. E c'è bisogno che loro capiscano che c'è bisogno di loro. People are more important than the task. Le persone sono più importanti dal lavoro da svolgere. This is a little statement that I've given to our teams. Questo è una frase che ho dato al mio team. An invitation to serve. Un invito nel servire. Is an invitation to be developed. È un invito nell'essere cresciuto. Think about that. Nell'essere sviluppato. An invitation to serve on one of our teams. Un invito nel servire in uno dei nostri team is an invitation to be developed and discipled. È un modo per essere sviluppato e discepolato. Make sense? Capite?
I reckon this is a big paradigm shift. Credo che è veramente un cambiamento straordinario. Because often we just think about the task. Perché alcune volte ci focalizziamo sul lavoro da fare. Have I got a drummer for this week? Ho un batterista questa settimana. Have I got someone to do the coffee this week? Ho qualcuno che mi dà il caffè questa settimana. Have I got a kids leader this week? Ho qualcuno che è il leader dei bambini questa settimana. That is low level leadership. Questo è il livello più basso di leadership. Mature leadership says, I want to grow people. Leadership matura dice io voglio sviluppare gli altri. So we have a guy who leads our worship team. His name is John Matz. C'è un ragazzo che è il nostro leader del worship che si chiama John Matz. John is a professional musician. John è un musicista professionale. Professionista. He spends half his time in church. Spende metà del suo tempo in chiesa. And the other half his time he's employed as a guitarist. E l'altra metà lui lavora come un chitarrista. And he's brilliant. È brillante. Absolutely amazing. È fantastico. I have two sons. Io ho due figli, 17 and 15. 17 e 16. They are now learning music. E loro stanno imparando la musica. And they're both learning guitar. Stanno imparando a suonare la chitarra. I'm a bit disappointed because they should be learning drums, but okay. Sono un po' dispiaciuto perché dovrebbero imparare a suonare la batteria. But they're learning guitar. Ma stanno imparando a suonare la chitarra. And now they play in the worship team. E ora loro suonano la domenica. So I've got a vested interest in what happens to them. Ma io ho un interesse maggiore nel capire quello che sta succedendo nella loro vita. So I say to John. Perciò gli ho detto a John. You better not just use them to fill your roster. È meglio che tu non li usi soltanto per riempire lo spazio vuoto, i turni. But you need to invest in them. Tu devi investire in loro. And to his credit, he does. E lui lo fa. And he's growing them. E li sta sviluppando. He's helping them grow as believers. Li sta facendo crescere come credenti. Could you imagine if Jesus picked his disciples? Puoi immaginare se Gesù avesse scelto i suoi discepoli? But he never developed them. Ma non li avrebbe mai sviluppati? Can you imagine if Jesus said, "Come follow me"? Ti immagini se Gesù gli avesse detto, vieni e seguimi? I need someone to take care of the food. E c'è qualcuno che si deve prendere cura da mangiare? Someone to work out where we're staying. E qualcuno magari sistema i luoghi dove andavano? And for 3 years he used them for his ministry. Ma per 3 anni li usava per il suo ministero. But he never changed them. Ma non li ha mai cambiati. He never discipled them. Non li ha mai discepolati. He never grew them up. Non li ha mai fatti crescere. What would have happened when Jesus died? Cosa sarebbe successo quando Gesù sarebbe morto? You'd have 12 men that really never changed. Tu avresti trovato 12 uomini che non sono mai cambiati. And my concern in church. Il mio pensiero nella chiesa is sometimes we are using people. È che alcune volte noi stiamo usando le persone, usiamo le persone. But are we committed to developing them? Ma siamo impegnati nel svilupparle? We should just think about that for a moment. Dovremmo pensarci per un momento. Who are you developing? Chi stai aiutando a crescere? Who are you investing into? In chi stai investendo? Who are you helping bring transformation to? Chi stai aiutando a portare trasformazione nella sua vita? I think there are probably 4 ways that we need to develop people. Ci sono 4 modi in cui noi dobbiamo sviluppare le persone. Number one is spiritually. Numero 1 è a livello spirituale. People's walk with Jesus. Sì, far sì che le persone camminano con Gesù. Let me ask you a question. Voglio farti una domanda. Are people growing more in their relationship with God as a result of serving on your team? Le persone stanno crescendo nella relazione con Gesù come risultato nel servire nel tuo team? Are they more like Jesus having been in your team? Sono più come Gesù mentre stanno nel tuo team? Has their faith gone to another level? È la loro fede cresciuta in un altro livello? Do they know how to pray in a new way? Sanno come pregare in un modo nuovo? Do they know how to touch God in a new way? Sanno come toccare Dio in un modo nuovo? Spiritually, are they growing? Stanno crescendo spiritualmente? Remember, we want to see multiplication. Ricordate, noi vogliamo vedere la moltiplicazione. We'll never see multiplication if our teams aren't healthy. Non vedremo mai la moltiplicazione se i nostri team non sono in salute. Our teams are healthy when we are developing them. I nostri team sono in salute quando noi li sviluppiamo. So we want to develop them spiritually. Perciò li vogliamo sviluppare spiritualmente. Number two, we want to develop them with the required skills to do the job. Numero due, li vogliamo sviluppare con il saper fare il lavoro.
I love the fact that Jesus took time to teach his disciples. Amo il fatto che Gesù ha preso del tempo per insegnare ai discepoli. He taught them how to pray. Gli ha insegnato come pregare. He taught them how to heal. Gli ha insegnato come guarire. He taught them how to cast out demons. Gli ha insegnato come scacciare i demoni. He taught them how to minister. Gli ha insegnato come ministrare. Here's a big mistake I see in churches. Questo è un grande errore che vedo nelle chiese. So we give people a position. Diamo alle persone una posizione. But we never train them to operate in that position. Ma non li addestriamo mai per operare in quella posizione. Come on, who's ever been given a task? Coraggio, chi gli è mai stato dato un lavoro da fare? And nobody ever trained you how to do it. Ma nessuno ti aveva mai addestrato prima come farlo? I have. Been given things to do and nobody's taking the time to train me. Ti danno cose da fare ma nessuno si prende il tempo per addestrarti come farle. And I'm not just talking about the worship team. E non parlo soltanto del team della lode e dell'adorazione. Every team. Ogni team. Are we training our kids leaders? Stiamo addestrando i nostri le persone che stanno alla scuola domenicale come leader. Are we teaching people how to welcome people on a Sunday morning? Gli stiamo insegnando alle persone come dare il benvenuto a chi arriva la domenica. Are we training our service leaders? Li stiamo addestrando come servire. We got to teach people. Noi dobbiamo insegnare alle persone. So they're not just going to know how to do it. Perché loro non è che sanno come fare così da loro stessi. Let me give you a very simple way to train people. Voglio darti un modo facile per addestrare le persone. Very simple. Molto facile. And Jesus modeled this. È il modello di Gesù. I do it and you watch. Io lo faccio e tu guardi. We do it together. Noi lo facciamo insieme. You do it and I watch. Tu lo fai e io guardo. And then we talk about how it went. E poi parliamo di com'è andata. Easy. Facilissimo. Easy. Facilissimo. I do it. Io lo faccio. You watch. Tu mi guardi. We do it together. Noi lo facciamo insieme. You do it and I watch. Tu lo fai e io guardo. Now you do it by yourself. Ora tu lo fai da solo. And we talk about how it went. E noi parliamo di com'è andata. Jesus performed many miracles in front of the disciples. Gesù ha fatto molti miracoli di fronte ai discepoli. There were miracles that they did together. Ci sono miracoli che hanno fatto insieme. Think about the feeding of the 5,000. La moltiplicazione dei pani e dei pesci quando ha dato da mangiare a 5,000 persone. Then he sent them out to go and heal the sick. Li ha mandati fuori a guarire i malati. He said, "Now when you come back, let's talk about it." E gli ha detto, "Quando tornate, parliamone." How did it go? Com'è andata? Did it go the way you thought it was going to go? È andata nel modo in cui tu pensavi che sarebbe andata? If you're a team leader, se tu sei un leader di un team, I really want to encourage you. Voglio incoraggiarti. Take time to train people to do what you want them to do. Prendi del tempo per addestrare le persone a fare quello che tu vuoi che facciano. Amen. Amen. They're not just going to know. Perché non lo sanno da loro stessi. You're going to have to train them. Li devi addestrare. Number three. Numero tre. We develop them as leaders. Li sviluppiamo come leader. So we develop them as believers. Li sviluppiamo come credenti. We develop them for the task. Li sviluppiamo nel lavoro che c'è da fare. But then we develop them as leaders. Ma li sviluppiamo come leader. If you're a team leader, se tu sei un leader di un team, you need environments where you are teaching people leadership. Hai bisogno di ambienti dove insegni leadership alle persone. If you don't have an environment where you can teach people, se non hai un ambiente dove puoi insegnare alle persone, they will never grow. Loro non cresceranno mai. I have a weekly staff meeting. Ogni settimana io mi incontro col mio staff a un meeting. It's all my staff. C'è il mio staff. All the college students. Ci sono gli studenti del college. And some key volunteers. E i volontari chiave. And we have a great meeting every week. E ogni settimana abbiamo un meeting bellissimo. We worship. Adoriamo. We pray. Preghiamo. We share testimony. Condividiamo testimonianze. Talk about what God is doing. Parliamo di quello che Dio sta facendo. But then every single week. Ma ogni settimana. I will teach them how to lead. Io gli insegno come condurre. Then I say, take what I've taught you. E poi io dico, prendi quello che vi ho insegnato. And go to your team meetings. E vai al tuo team meeting. And teach your people. E insegna alle tue persone. Does this make sense? Capite? We've actually got to train people how to be leaders. Devi addestrare le persone nel come essere leader. It's not just going to happen. Non succede così dal nulla. Come on, we want to multiply. Noi vogliamo moltiplicare. We want to grow. Vogliamo crescere.
Well, we have to have health in our teams if we're going to do that. Dobbiamo avere salute nei nostri team se vogliamo fare questo. But here's the final one we sometimes forget. Ma questa è l'ultima cosa che alcune volte ci dimentichiamo. Talking about developing people. Nel parlare, stiamo parlando dello sviluppare persone. We develop them spiritually. Le sviluppiamo a livello spirituale. Give them skills. Gli diamo abilità. Develop them as leaders. Li sviluppiamo come leader. But number four, we develop them pastorally. Ma li sviluppiamo pastoralmente. In other words, we know people. In altro modo, noi conosciamo le persone. We know what's going on in their lives. Conosciamo quello che sta succedendo nella vita degli altri. We know how they're doing. Sappiamo come stanno. In my team. Nel mio team. And remember, I can't know how everyone's doing in the whole church. E ricordate, io non posso sapere tutto quello che sta succedendo nella mia chiesa. And there are systems in place for that. E ho messo dei sistemi che funzionano, delle strutture per quello, infatti. But for my team, ma per il mio team, I know what's going on in their lives. Io so quello che sta succedendo nelle loro vite. I know where they're winning. So dove stanno vincendo. And I know where they're struggling. Ma so dove stanno facendo fatica. I know where they're going for an operation. So se stanno magari per affrontare un'operazione. I know when they're buying a house. So se stanno per comprare una casa. I know when they're struggling financially. So quando hanno dei problemi a livello finanziario. I know them. Lo so, perché io li conosco. They're my team. Loro sono il mio team. They're my responsibility. Loro sono la mia responsabilità. I love them. Io li amo. I am committed to develop them. Ho un impegno nel svilupparli. I'm committed to seeing them flourish. Ho un impegno nel vedere le loro vite fiorire. Let me give you a really practical example. Voglio dare un esempio molto pratico. My wife Monica is not the kids pastor. Mia moglie Monica non è il pastore dei bambini. But she oversees the kids ministry. Ma lei è come la persona che sta sopra al per la supervisione del team dei bambini. So she's not doing the ministry. Perciò lei non sta facendo il ministero. But she's the kind of report person. Ma lei è la persona dove bisogna andare per qualsiasi cosa. And because we have two morning services. E perché noi abbiamo due service la domenica mattina. Often the kids team get very little break between the services. Alcune volte chi serve nel team dei bambini prende a poco tempo per riposarsi nei due service la mattina. And so here's what she does every single Sunday. Perciò ogni domenica questo è quello che lei fa. And she's done this for years. È da anni che lo fa. Every Sunday morning she packs a coffee machine. Ogni domenica mattina prende una caffettiera. She goes and buys milk. Va e compra del latte. She goes and buys cookies and snacks. Va e compra dei biscotti e dei snack. And she takes that into the kids team every week. E li porta al team dei bambini ogni settimana. So that they are able to have coffee and snacks between the services. Così che loro almeno possono avere un caffè e uno snack tra i service. Recently she was in New Zealand. Recentemente lei è stata a Nuova Zelanda. She texts me on Saturday. E mi ha mandato un messaggio la domenica. She said, "Don't forget the kids team." E mi ha detto non ti dimenticare del team dei bambini. Go and buy them some snacks. Vai a comprare qualche snack. I'm thinking to myself, I'm the senior pastor. E io stavo pensando, ma io sono il pastore senior qua. There's 1500 people in our church. Ci stanno 1500 persone nella nostra chiesa. Somebody else can do this job. Sicuramente qualcun altro può fare sta cosa. And I said to her, "Why do you do this?" E gli ho detto, perché fai quello che fai? Why don't you get someone else to do it? Perché non glielo fai fare a qualcun altro? She said, "Because I want them to know I love them." Perché io voglio che loro sappiano da me che io li amo. I'm taking care of them. Mi prendo cura di loro. Amen. Amen. We had a great Sunday a few weeks ago. Abbiamo avuto una domenica bellissima qualche domenica fa. God was really moving in our service. Dio si è mosso nei nostri service. And it went on a little bit longer than normal. E è durato un po' di più del normale. That might have been my fault. Forse è stata colpa mia. But God was really moving. Ma Dio si stava muovendo. And then I see my wife in the middle of the next service. E ho visto mia moglie. She's got a phone out. E mia moglie al service dopo che aveva il telefono fuori. And I thought, "What are you doing?" E io ho detto, "Che stai facendo?" She said, "I'm ordering pizza for the kids team." Sto ordinando la pizza per il team dei bambini. And why are you ordering pizza? Ho detto, "Perché stai ordinando la pizza?" Because you went too long in the first service. Perché tu durante il primo service sei andato un po' troppo oltre il limite di tempo. They've had no break. Non hanno avuto nessun break. I'm going to make sure they are well taken care of. E voglio essere sicura che loro sono ben presi cura.
How many of you want to serve on a team like that? Quanti di voi vogliono servire in un team come quello? That's what I want to serve on. In un team così io voglio servire. Pastoral care. Una cura pastorale. Are you a good pastor in your team? Sei un buon pastore nel tuo team? Do you know what's happening in people's lives? Sai quello che sta succedendo nella vita delle persone? Alrighty, you ready for one more? Siete pronti per una ancora? Healthy teams. Team in salute. Healthy teams are well led. Team in salute sono condotti nel modo giusto. Healthy teams are committed to developing people. Team in salute sono impegnati nello sviluppare gli altri. And number three, healthy teams love to celebrate. E numero tre, i team in salute amano celebrare. Anybody like celebrating? Qualcuno qui ama celebrare? I think when the disciples came back from their missionary trip, io penso che quando i discepoli erano tornati dal loro viaggio missionario, and they shared about what was happening, e hanno condiviso tutto quello che era successo, I think they celebrated. Penso che loro abbiano celebrato. I think they had a great meal together. Penso che hanno avuto un buon pasto insieme. They had some great wine. Hanno avuto un buon vino. And they had a great time. E hanno avuto un buon tempo insieme. Healthy teams love to celebrate. Team in salute amano celebrare. I love to be on teams that celebrate. Io amo essere far parte dei team che celebrano. We start just about every team meeting we have. Ogni team meeting che noi abbiamo, it starts with celebration. Inizia con celebrare, con celebrazione. Before we get into planning, prima di parlare dei piani, before we review what has already been, prima che capiamo quello che è successo, we celebrate what God has done. Noi celebriamo quello che Dio ha fatto. On a Monday afternoon, we review our Sunday service. La domenica pomeriggio noi vediamo quello che è successo la domenica, tiriamo le somme. And everyone wants to talk about what went wrong. E ognuno vuole parlare di quello che è andato sbagliato. No. No. We are going to stop. We are going to celebrate everything God did. Noi ci fermiamo, prima celebriamo tutto quello che Dio ha fatto. Tuesday morning in our leadership meeting. Il martedì nel nostro team di leader. Anybody is allowed to come up and share what God did. Ognuno è invitato e può dire quello che Dio ha fatto. Here's a little phrase for you. Qui c'è una piccola frase per voi. You might want to write this down. Forse volete scriverla. But what you celebrate, quello che tu celebri, is what gets repeated. È quello che viene ripetuto. What you celebrate, quello che tu celebri, is what gets repeated. È quello che viene ripetuto. If you don't celebrate, se tu non celebri, you're not saying anything's good. Tu stai dicendo che niente è buono. So we want to celebrate what God's doing. Tu vuoi e dobbiamo noi celebrare quello che Dio sta facendo. That story I just told you about the leader of the venue team. La storia che vi ho raccontato prima del leader del servizio d'ordine. I'm telling that story everywhere I go. In ogni luogo in cui io vado, io racconto questa storia. Because I want to see that repeated. Perché voglio far sì che quello venga ripetuto. What you celebrate gets repeated. Quello che celebri viene ripetuto. So you got to celebrate. Perciò tu devi celebrare. You got to celebrate God moving. Tu devi celebrare Dio che si muove. In fact, we ask two questions every week. Infatti ogni settimana facciamo due domande. The first one is this. La prima domanda è questa. What did God do? Cosa ha fatto Dio? What did God do? Cosa ha fatto Dio? Why? Perché? Because we have an expectation that God is moving. Perché noi abbiamo un'aspettativa sul fatto che Dio si sta muovendo. Amen? Amen. We expect God to move. Noi aspettiamo che Dio si muova. We expect him to move at youth on a Friday night. Ci aspettiamo che lui si muova il venerdì con gli adolescenti. We expect him to move in our kids program. Ci aspettiamo che si muova con i bambini. We expect him to move in the worship. Ci aspettiamo che lui si muova nell'adorazione. We expect him to move in our small groups. Ci aspettiamo che lui si muova nei nostri groups. So if we expect God to move, perciò se noi ci aspettiamo che Dio si muova, we should be celebrating when he does move. Noi ci dobbiamo celebrare quando lui si muove. So every team meeting starts off with celebration. Perciò ogni team meeting inizia con la celebrazione. God did this. Dio ha fatto questo. God did this. Dio ha fatto quest'altro. God did this. Dio ha fatto questo.
In fact, SHOUT conference for us is a big deal. Infatti, la conferenza SHOUT è qualcosa di molto impegnativo per noi. Do you know it takes over 350 volunteers to make SHOUT happen? Lo sapete che c'è bisogno di 350 volontari per far sì che la conferenza SHOUT vada avanti? That's a lot of people. Sono tante persone. Thank you for those of you who've been part of that. Grazie per quelli qui che hanno fatto parte di quel servizio anche. So SHOUT finishes on Saturday. Perciò la conferenza SHOUT finisce il sabato. We have church on Sunday. Abbiamo la domenica a chiesa, andiamo in chiesa la domenica. And the Monday after SHOUT. E il lunedì dopo SHOUT. I give everyone the day off. Do a tutti il giorno libero. Everyone's worked hard, have the day off. Perché ognuno ha lavorato in modo duro, perciò si prendono il giorno libero. But ma I invite everyone to come in. Io invito tutti. And we have pizza for everybody. Invito tutti a casa e abbiamo facciamo una pizzata insieme. Not as good as your pizza. Certo, non è buona come la vostra. We have pizza for everyone. C'è pizza per tutti. And we just share stories of what God did. E condividiamo storie di ciò che Dio ha fatto. We celebrate. Noi celebriamo. In the kids program this happened. Con i bambini è successo questo. In the wild this happened. Con gli adolescenti alla wild è successo quest'altro. This person went home with this happening. Questa persona se n'è andata a casa e questo è successo. If you're a team leader, se tu sei il leader di un team, I really want to encourage you. Voglio incoraggiarti. Celebrate. Celebra. Create spaces to celebrate. Crea dei spazi per celebrare. Amen. Amen. Let me give you one more. Voglio darvi l'ultima. And then we're going to have lunch, I think. E poi andremo a pranzo, penso. Healthy teams collaborate. Team in salute collaborano. Healthy teams know how to collaborate. Team in salute sanno come collaborare. Collaboration is the action of working with someone to produce something. La collaborazione è l'atto di fare qualcosa con qualcuno l'azione di lavorare con qualcuno per produrre qualche altra cosa. Right now Josh and I are collaborating. In questo momento noi stiamo collaborando. We're working together. Stiamo lavorando insieme. I'm doing my bit. Io faccio la mia parte. But he's doing his bit. E lui fa la sua parte. And together we are better. E insieme noi siamo migliori. Healthy teams are leadership led. I team in salute sono condotti da leader, but they are collaborative in nature. Ma sono collaborativi in natura. When I sit down with my leadership team, quando mi metto seduto con il mio team di leader, I don't come in with a long list of here's what we're going to do. Io non vado con una lista e condivido questo è quello che c'è da fare. We're going to do this, 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 and this. Noi faremo questo, questo, questo e questo. And you're going to make it happen. E tu faresti che avvenga. That is not how I lead. Questo non è il modo in cui io conduco il mio team. I will come into a team meeting. Entro in un team meeting. And I will start with celebration. Comincio col celebrare. And then I may say something like, I feel like maybe God wants us to do this. E comincio a dire cose come sento come se Dio vuole che noi facciamo questa cosa. And then I'll say, what do you think? E poi dico, e tu cosa ne pensi? What do you think? E tu cosa ne pensi? What do you think? Tu cosa ne pensi? Let's talk about it. Parliamone. Do you feel excited about it? Ti sei entusiasta mentre Is ne parliamo? Is something we're all feeling excited about? C'è qualcosa, in questa cosa siamo tutti entusiasti? Because I've just discovered. Perché ho scoperto. I have a gift. Io ho un dono. But by itself. Ma da solo. It's okay. Va bene. But when it's part of a team, ma quando è parte di un team that pulls together, it's far more powerful. Che lavora insieme è molto più potente. And I've discovered another thing. E ho scoperto un'altra cosa. If you want to get strong buy-in to whatever you're doing, se tu vuoi avere molte persone che comprano molto quello che tu stai facendo, maybe you're running a new program. Forse tu stai per iniziare un programma nuovo. And you want your team to be with you. E tu vuoi che il tuo team sia con te. Or maybe you're going to try a new event. O forse vuoi fare un nuovo evento. And you want people to be there with you. E tu vuoi che le persone siano lì con te. The way to get strong buy-in, il modo migliore per avere molte persone che comprano quello che vuoi fare is to let people weigh in on what you're doing. Avere una porta di accesso per le persone per capire quello che tu vuoi fare.
If you only tell people what you're doing, se tu dici semplicemente alle persone quello che devono fare, people might say, okay, yes, le persone forse direbbero ok sì, but their hearts won't be bought in. Ma il loro cuore non sarà immerso in quella cosa. But when I say, Miriam, what do you think? Ma quando io comincio a dire Miriam, tu cosa ne pensi? When I say, what do you think? E quando dico e tu cosa ne pensi? Now their hearts start to get pulled into what it is you're wanting to do. Ora il loro cuore comincia ad andare verso quello che tu vuoi fare. Amen. Amen. And so we'll have the same outcome. Perciò noi we may have the same outcome. Perciò forse noi avremmo la stessa cosa che viene realizzata. We're going to run that event. Noi avremo quell'evento. But the buy into it has gone through the roof. Ma le persone che vogliono fare parte e hanno comprato con il cuore aumenta. Because people have had a say in what is happening. Perché le persone possono dire qualcosa in quello che sta succedendo. One of the greatest jobs of a leader is to hear what is in people's hearts. Uno dei più grandi lavori del leader è capire e sentire quello che c'è nel cuore delle persone. If you're a team leader, se sei il leader di un team, you need to take the time, tu devi prendere il tempo, to listen to what is in a person's heart. Per ascoltare quello che c'è nel cuore di una persona. If it's your agenda, se è soltanto il tuo programma, that's all you're interested in, e ti importa soltanto di quello, you will get a mediocre result from your leadership. Tu avrai un risultato mediocre dalla tua leadership. But if you will take time to listen to what is in people, ma se tu prendi il tempo per ascoltare quello che c'è nelle persone, ask them questions about their lives, fargli domande di quello che sta succedendo nella loro vita, hear what they're passionate about, ascoltare dove sono appassionati, hear what they're burdened for, capire e ascoltare dove c'è dove brucia il loro cuore, then you will get much much better traction. In quel momento tu avrai molto 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 più risultato. Amen. Amen. I want you guys to have the best teams. Voglio e desidero che voi abbiate il team migliore. Healthy teams. Team in salute. That flourish. Che fioriscono. That multiply. Che moltiplicano. And that become a blessing. E che siano una benedizione. But it will not happen by itself. Ma non succederà così dal nulla. Amen. 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 God bless our lunch. Dio benedica il nostro pranzo. Amen.